Buongiorno a tutti, qui Arduino Scenato e in questo video voglio parlarvi di alcune domande che mi fate ormai da un po' di tempo e a cui appunto vorrei dare una risposta anche un po' ironica, ma in realtà molto vera. Ma è vero che per imparare a far trading devo perdere soldi? Oppure per imparare a fare trading comunque devi passare col perdere soldi? È ovvio che stiamo parlando di perdere soldi nel senso metto soldi su un conto e me li mangio tutti, non che il trading è fatto di perdite e profitti. Non crediamo noi in Forex che per imparare a fare trading bisogna per forza passare dallo stato di bruciare conti e perdere costantemente soldi, ma crediamo invece che se una persona prima di iniziare a mettere soldi su un conto e fare trading perché vuole provare, si mettesse ad imparare a fare quindi come a scuola, no? Sì, dei percorsi, si forma, acquisisce le giuste competenze necessarie e poi l'esperienza che può fare sui mercati sicuramente, probabilmente sarebbe diversa. Quindi alla domanda, per imparare a fare trading devo comunque perdere soldi? Io ti dico no, devi prima investire i soldi nella formazione. Oppure mi chiedete un'altra cosa spessissimo ed è Arduino, io ho già fatto 5, 7, 10 corsi di trading. Faccio trading da 3, 4, 5 anni, quindi non mi serve prendere il corso completo sulla price action che hai fatto o non mi serve restare sul platino, mi basta un'ora di coaching con te. Ti faccio quelle due o tre domande e sono tranquillo e sono a posto. Ecco, questa secondo me assolutamente deve essere chiarita perché voi avete fatto nel passato 1000 corsi di trading e avete 20 anni di esperienza, poco importa, perché con il mio approccio di trading siete dei neofiti completi, quindi come se foste all'asilo e dovete imparare quello che è il mio approccio. Quindi se chiedete un consiglio, e io vi dico che il consiglio giusto non è quello di fare un'ora, 2 ore di coaching con me, ma è quello magari di seguire un certo percorso, cercate di affidarvi, insomma, e fidarvi soprattutto quelle che sono le risposte che vi diamo. Oppure io voglio fare trading sulle valute, sulle azioni, sugli indici, sul gas naturale, su tutto. Invece devi imparare prima a fare una cosa bene e quindi prendere un asset class, per esempio il Forex, e addirittura di questa asset class concentrarsi su pochi mercati. Questo è, non pensate di dover far tutto. Oppure quando mi dite, perché io ho fatto il corso col super campione dell'universo, con quello che mi ha fatto vedere che in quella giornata ha fatto 10.000 euro, ok, ma ha un metodo replicabile? È capace di insegnarti le cose? Si inalbera, si incazza subito appena gli fai una domanda? Cioè, un bravo trader e che ti insegna le cose deve essere anche un bravo formatore, un bravo insegnante. Se mi chiedete, ma quello lì che lo conosci è bravo o no? Come posso sapere io se a insegnarti o il metodo che ha? Non lo posso sapere. Quindi informati in altri modi, non chiedendo a me. E poi c'è questa che è classica. Io voglio iniziare a fare trading e voglio iniziare tra un mese, voglio iniziare domani. Quindi nessuna pazienza nel tempo che ci vuole a imparare a fare trading. Cioè io vado da Arduino, il giorno dopo voglio già iniziare a fare trading. Allora, quando gli si dice guarda che probabilmente ci vorrà qualche anno prima che inizi a fare trading in modo seriamente, la risposta è ma è così, cioè è per forza così o no? È soggettivo comunque, non è che io posso dire ci vuole un anno, 2 anni, 10 anni. So solo che a volte viene la persona che fa trading da quando aveva 12 anni e dopo 30 anni ancora non sa fare trading, quindi non vuol dire nulla da quando lo state facendo, ma da come lo avete sempre fatto. O un'altra cosa che è assolutamente comune, la persona si iscrive al Platinum, dopo 2 settimane vede che abbiamo fatto un'operazione e che dopo un mese abbiamo fatto 3 operazioni, si disiscrive e la mail per salutarci è io pensavo che si operasse di più. Questo coso non fa per me, questo tipo di trading non fa per me, non è assolutamente il mio percorso. Io voglio fare, ho già visto altri, faccio trading, eccetera, eccetera, voglio fare un certo tipo di cose molto, molto diverse. Allora, a questo punto non venire nemmeno sul platino non ha senso, no? Cioè, bene o male, penso che con tutti i video su YouTube, con tutte le cose che diciamo da moltissimi anni, chi viene da noi sa che il nostro tipo di trading è qualitativo e non quantitativo, nel senso di quantità. E poi il non fidarsi o affidarsi, cioè,
A me sta cosa del mindset mi annoia. Beh, se noi ti diciamo che serve anche quello e tu vuoi fidarti, affidarti a noi, devi anche prendere le cose che ti possono annoiare di più. Oppure, sta cosa appunto dell'operatività più di qualità su time frame grande mi annoia. Beh, ma se ti diciamo che per fare un certo tipo di trading bisogna avere questo approccio, cerca di fidarti, affidarti a quello che ovviamente sono le regole di questa metodologia, di questo approccio. Quindi, proprio non fidarsi, non affidarsi, il cercare sempre di pensare da soli, se ci si affida a qualcuno, ovviamente la cosa migliore è quella di essere al 100% fiduciosi, ecco, di quelle che sono i consigli e le cose che questa persona che vi insegna vi spiega e vi dice il da farsi. Se l'istruttore ti dice di fare una cosa, anche se ti annoia, bisogna farla, perché probabilmente quella cosa serve per far sì che l'obiettivo venga raggiunto. Mi ha consigliato un amico che fa qualche operazione in borsa, ha appena fatto un trade sul Bitcoin dove ha guadagnato il 100% del capitale, di fare trading. Ho visto un po' su YouTube, ho trovato te, ma il tuo amico cosa faceva? Faceva il barbiere, faceva il ristoratore, eccetera, e non ha mai preso in mano nulla di borsa, non si è neanche mai formato. Ecco, questa cosa qua dell'amico che ti dice: guarda che io ho guadagnato un sacco di soldi con, tra l'altro, Bitcoin, eccetera, eccetera, e per questo volete iniziare a fare trading. Ecco, questo secondo me invece dovete continuare a fare il lavoro che fate e non mettervi sul trading. Questo perché se volete fare trading deve esserci comunque un'idea, una passione, no? Che questa cosa vi possa piacere, non fatela solamente perché il vostro amico ha guadagnato un sacco di soldi in 2 giorni sul Bitcoin, che fa tutt'altro, non sa neanche quello che ha fatto, e voi, siccome volete fare la stessa cosa, magari venite da un Arduino di turno a chiedere di fare del trading. O quando mi chiedete: io voglio fare price action e sono andato da quello, ma non l'ho neanche mai sentito. Allora, se vuoi fare price action, devi fare da price action da chi veramente la price action la fa. Ed è vera price action, perché poi vai a vedere e si è andato da quello che fa price action con tre indicatori, con una media, con i volumi, con questo, con quello. Quella là non è price action. Oppure no, ma io guarda, ho fatto il corso con quello là che su YouTube ha 100.000 iscritti. Ragazzi, non crediamo alle favole, 100.000 iscritti su YouTube non sono garanzia di che quello là è bravo a fare trading e a insegnarti a fare trading. E quindi con questo mi lego sul fatto di non credete alle favole. Tipo: ah, ma da noi in 6 mesi sei un top trader, se non in 3 giorni. Guarda, copi i segnali. Questa è bella. Io ho il segreto dei mercati finanziari. Insomma, non credete alle favole, cioè non penso che debba servire un Arduino che vi dice che molto di quello che vedete è tutto marketing. No, vi serve anche Arduino che ve lo dice, perché in effetti mi sembra di capire che vi serve qualcuno che vi faccia aprire gli occhi. Quindi non fatevi prendere in giro, sicuramente fate queste domande. Tra l'altro vi ricordo che al mercoledì facciamo la Q&A, quindi le live anche dedicate alle vostre domande, però insomma in questo video volevo così anche sciolinare un po' e rispondere a tipiche domande comuni che ci fate e mi fate quando soprattutto iniziate a fare trading. A questo punto non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona continuazione di giornata. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e a questo punto ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!